Ciao Leoni, io sono sempre SanGaming106 e ben ritornati su Hello Neighbor. Diciamo che questo non è il vero e proprio Hello Neighbor, ma siamo su Hello Neighbor Hide and Seek. Prima di iniziare ringrazio gli sviluppatori, quindi la Tiny Build Game, che mi ha inviato un'email per scaricare l'alfa di questo gioco. Infatti se avete un account sul sito della Tiny Build, ogni volta che uscirà un loro gioco, vi manderanno le mail. L'alfa, beta, il gioco ufficiale, insomma, avete capito. Quindi premi invio per continuare. Il menu è molto simile allo Neighbor originale, ragazzi. Questo gioco è gratuito, basta che andate sul sito degli sviluppatori di Hello Neighbor, quindi della Tiny Build, e potrete scaricarvelo. Allora, a quanto ho capito, questo dovrebbe essere un seguito di Hello Neighbor. Quindi cosa è successo dopo? Quindi vediamo adesso, ragazzi, facciamo nuova partita. Avviare una nuova partita? Sì. Ah, che figata è l'orologio. Vediamo un po' cosa è successo dopo Hello Neighbor. Che è un altro bambino? Chi è questa qui? C'è sta bimba. Che... No! Ma allora non è il seguito. Questo è prima di Hello Neighbor. Quindi parla di cosa è successo in pratica. Che figata! Ma questi sono i figli del signor Bill. No, ragazzi. Bellissimo. Ok. Lo stile di gioco è uguale a quello originale. Oh, papone! Come stai, papino, eh? Quindi questo è nostro padre. E noi siamo la figlia. E questo è il nostro fratello, quindi il figlio. E c'è anche la madre, che era a cucinare. Ah, ma qui in pratica quando era tutto tranquillo, tutto normale. Che bello. Ah, forse ci siamo appena trasferiti. Ragazzi, così si conta. Cosa sta dicendo? Uè, uò, uò. Bello. Di sicuro non c'avevano voglia di dire uno, due in inglese. Si deve studiare. Allora, il quartiere, non posso passare. Sono grasso. Allora, andiamo. Ah, questa è la casa del protagonista. Oh, guardate! Guardate, c'è il protagonista da bambino. Ah, quindi siamo molto tempo fa rispetto alla storia di Hello Neighbor. Ok, partita una cutscene. Spaventato, eh. Ok, riconta. Questa era la loro camera, sempre disordinata, naturalmente sono due fratelli, normale che... Vediamo. Cosa diavolo è questa roba? Siamo in una savana, siamo in Africa. Cosa bisogna fare? Non ho capito. Dobbiamo nasconderci? Una valvola. Potrebbe esserci utile. Ecco qui. A inizio. Hello Neighbor. Tutti sti enigmi. Un casino. Oddio. No, non mi dica che... Oddio, c'è il fratello. È vestito... È una tigre. È una tigre. Ragazzi, vedete? Tale padre, tale figlio. È uguale al signor Bill. No, 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 no. Stai lontano con quelle zampacce. Stai lontano, maledetto. Oh, binocolo, così possiamo osservarlo da lontano. Prendilo. Ah, forse bisogna collezionare tutti questi pupazzi. Metterli qua dentro. Il vero problema è trovare tutti questi pupazzi. Intanto mi sembra di aver visti due sotto questo bello uccellino. Non fraintendete, uccello. Ah, qui c'è un pupazzo di leone. Posso prenderlo? No, forse dobbiamo trovare qualcosa per attirarlo. Veloce. Sì, ne ho preso uno, ne ho preso uno, raga. Ok, ho trovato un pezzo di carne. Una bistecca proprio bella, bella. Forse ho capito a chi devo portarla. Grazie, prendi il loncino. Ok, abbiamo collezionato un altro pupazzo. Bisogna trovarne un casino di pupazzi. Vieni. La vuoi una bella sassata? Six and a half hours later. Non sei abile come tua sorella. Boom! Hai paura dei soffioni? Cioè, direi che mi sembra molto buggato. Mi sembra il signor Bill proprio all'alfa 3, alfa 2, sapete, le prime versioni. Questo è ancora un alfa. Però la grafica l'hanno usata quella lì di Hello Neighbor normale, classico. Volevi? Wow, sono troppo veloce io, sono troppo veloce. Troppo veloce. Pensavi. No! Ma mi sono preso un colpo! Mi sono preso un colpo. Allora, ragazzi,
cosa ne penso di questo gioco? Sequel, possiamo dire, di Hello Neighbor, che sarebbe in realtà cosa ti spiego in pratica cosa è successo prima, finalmente. Niente, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Anche lo stile di grafica hanno usato gli stessi modelli di Hello Neighbor classico. Veramente mi è piaciuto perché hanno dedicato un gioco intero per capire cosa è successo al signor Bill in passato. Perché in questo caso il protagonista non è il signor Bill, ma sono i suoi figli. Visto che c'è anche il protagonista da bambino, avete visto che abbiamo visto attraverso la finestra. Forse c'entra anche lui qualcosa, forse in qualche versione in avanti lo possiamo vedere, nell'alfa 2 di questo gioco. Insomma, molto interessante, sono molto curioso di cosa potrà diventare questo gioco, i misteri che poi sveleremo in futuro. Ragazzi, vi lascerò in descrizione il link per scaricare questo gioco, quindi il sito della Tiny Bald Game, anche il canale della Tiny Bald Game, per vedere, insomma, per essere aggiornati, per farvi rimanere aggiornati per ogni novità di Hello Neighbor. Quindi spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!